Sono sempre col maestro Roberto Villa, amico dei grandi, nella storica Milano Art Gallery, questa galleria che ha più di 50 anni di storia, dove hanno dialogato ed esposto i grandi artisti e i grandi intellettuali. Qualche domanda su Margherita, una donna straordinaria, una figura eccellenza, una femmina eccellenza italiana nel mondo. Un tuo pensiero su questa donna che è riuscito comunque a mettere dei primati, come quello di dirigere un osservatorio, una donna che dirige un osservatorio ormai quanti, 50 anni fa. La capacità di Margherita era quella di portare le grandi cose dell'universo incomprensibili alla maggior parte delle persone, a chi invece non aveva la pur minima competenza. E ricordo la sua modestia qui, proprio in questa galleria, quando gli ho parlato del bosone di Higgins e lei ha cercato di spiegarlo, dopodiché io mi sono ritirato, rimettendomi dal pubblico, lei mi ha inseguito con uno sguardo e mi ha detto non so se sono stata chiara, mi scuso, ecco, cosa che i grandi non hanno abitudine a fare. Sì, era una donna straordinaria, molto umile, ma legava al cuore delle persone. Per tanti anni mi ha detto non capisco perché come sono diventata così famosa, sono un'astrofisica, una scienziata, eppure la gente mi cerca, i giornali mi cercano, le televisioni mi cercano, c'è qualcosa di strano, come cercano qualcuno che nessuno può capire, uno scienziato che può capirlo, eppure lei invece veniva colta, il suo significato veniva colto subito e a quanto pare la gente l'apprezzava tanto. Ma anche perché aveva capacità, come ho detto poc'anzi, di portare verso il pubblico le cose difficili. Ricordo sempre qui di un magniloquente avvocato che si era presentato con tutte le sue credenziali, pur non essendo utili in quel momento, e poi ha chiesto a lei che si era manifestata chiaramente atea, ma secondo lei dove va l'anima? E Margherita ha risposto, ma io non so se la vado a cercare, che devo dirle io? Ecco, questa era la verità. Sì, aveva una simpatia dirompente, riusciva a conquistare qualsiasi tipo di pubblico. Tra l'altro, lei, la mostra che appunto è in galleria, usa i suoi temi, la natura, le donne, l'ecologia. Lei era una nuotatrice, amava molto nuotare, amava lo sport, quindi il mare, i lavori artigianali, lo spazio. Sì, qui vengono rappresentate queste condizioni importanti dell'esistenza umana e dell'universo che la contiene attraverso il mare, attraverso le terre, attraverso l'umanità varia che i pittori e gli artisti hanno saputo portare all'interno delle loro tele. Per quanto concerne invece il perpetrare il ricordo, noi ogni anno organizziamo un premio Margherita Hack, quest'anno è slittato per, ovviamente, per motivi di Covid e di DPCM, però presto, Roberto, daremo a eccellenze, come tra l'altro l'anno scorso la signora Fendi, abbiamo fatto l'artista Arboeri, abbiamo fatto Morgan, ti ricordi che abbiamo dato il premio Margherita Hack a delle vere eccellenze italiane che si sono distinte durante l'anno? Sì, devo dire che la tua abilità, qui non è una laudatio senza merito, è importante perché sei riuscito a portare avanti dei lavori complicatissimi, dare la possibilità anche a artisti modesti di apparire, cosa che non avrebbero potuto fare in altre condizioni, in altri termini, insomma. Quindi, bravo, Salvo. Ti ringrazio, gentile. E adesso, tra l'altro, avremo il premio Belle Arti a Roma, in collaborazione con l'Accademia, con l'amica Margherita Parsi, il direttore Giuseppe Labruna, la curatrice Frave Sagnelli ed altri amici, e naturalmente tu. Saremo al Premio Belle Arti il 9 gennaio e tra l'altro in committenza si festeggerà anche il mio compleanno. Direi che questo è fondamentale più che qualsiasi altra cosa. E quindi faremo un premio bellissimo perché c'è bisogno, in chiusura, Roberto, di positività. Purtroppo tutti viviamo un periodo tragico, io per primo ho perso le persone care, quindi l'umore è altalenante, invece io preferisco essere, come mi conosce ormai da tanti anni, follemente ottimista perché nella speranza, nei nostri pensieri, nelle nostre idee, nel nostro quotidiano, che c'è secondo me il vero spirito di adattamento e quel quotidiano che innesca buoni pensieri nella nostra mente ma nella nostra vita. Sì, certamente, al momento attuale
abbiamo le mascherine e il problema è che chi entra in un locale senza la mascherina potrebbe essere un bandito. Ecco, appunto, con questa metafora simpatica che Roberto ha voluto fare, e ci mascheremo ancora, credo, per poco, ma facciamolo col sorriso e siamo sempre ottimisti. Un saluto da Salvo e Roberto. Grazie.